La trasferta di Castiglione Messer Raimondo rappresenta uno degli ostacoli col più alto tasso di difficoltà per la Torrese, impegnata forzatamente a mietere risultati per non perdere definitivamente le speranze di aggancio al duo delle Battistrada, Borrello e Valdisangro, impegnate nello scontro diretto e con la Torrese spettatrice interessata, ma soltanto in caso di affermazione nella difficile trasferta con l'11 di Cennavei, che di certo non vuole recitare una parte di assoluto anonimato, tanto più che i teramani realisticamente lontani dalla possibilità di raggiungere i playoff aspettano di raggranellare ancora qualche punto strada facendo in maniera tale da poter festeggiare con largo anticipo la permanenza in categoria. I biancazzurri di Cennavei iniziano in avanti con lo spiovente in area che pesca Gigante, il cui colpo di nuca spedisce la sfera a fil di palo. Di ben altro spessore la replica torrese, che si manifesta tre minuti dopo con l'insidioso traversone dalla destra di Nardone, che mette in difficoltà la retroguardia teramana, favorendo sulla respinta la pronta ribattuta dell'appostato Zaccagnini, che calcia in porta ma viene fermato dalla tempestiva opposizione di Dinorscia. L'estremo biancazzurro è chiamato in causa anche al 21esimo, quando è costretto a distendersi per dirottare sul fondo il velenoso sinistro dal limite di Difazio. Dinorscia è costretto a mantenere alta la concentrazione, visto che gli assalti torresi si intensificano e pochi secondi dopo deve opporsi con tempismo su un velenoso stacco ravvicinato di Nardone. La truppa di Cennavei torna a proporsi grazie ad un piazzato a rientrare dello specialista romano, che si spegne di pochissimo sopra la traversa dell'inoperoso Zampacorta, che rischia di capitolare al 27esimo quando un'invenzione dello stesso romano offre un pallone d'oro per Simone Liberati, che interviene di testa ma la sfera si infrange sul palo per poi essere allontanata con affanno d'argento. Il classico detto del gol mangiato, gol subito calza a pennello in questa occasione, visto che sulla ripartenza i granata del presidente Angelucci affonda nel colpo con Nardone, che indisturbato al limite d'area riceve un pallone davvero invitante che non può che essere spinto nel sacco alle spalle del pur bravo Dinorscia. La frazione si chiude con una nuova offensiva torrese che porta la firma dello sgusciante Nardone, il quale va a sfondare sul versante di sinistra e a scaricare in porta con un diagonale dal vertice d'area bloccato con qualche difficoltà da Dinorscia. Alla ripresa delle ostilità l'11 di casa ha necessità contingenti di riappianare lo svantaggio e parte subito con il piede pigiato sull'acceleratore, ma affidandosi per ogni evenienza al piede caldo di Stefano Romano, che impegna Zampa corte in avvio, costringendo l'estremo torrese a disinnescare al lato un insidioso piazzato dal limite del 10 di casa. L'esperto fantasista biancazzurro concede il bis poco dopo con un siluro centrale bloccato a terra da Zampacorta e ci riprova più tardi direttamente dalla bandierina, ma il duello è vinto ancora una volta dall'estremo torrese, che allontana la minaccia. La Torrese, rientrata in campo con atteggiamento apparentemente sonnacchioso, cala il sipario al 19esimo quando passa all'incasso con Difazio, che si affida ad una perfetta intuizione del bravo Zaccagnini, che consente all'ex calciatore del Lauretum di addomesticare il pallone in area e di coordinarsi in corsa per trafiggere Dinorscia sul primo palo. Il numero uno del Castiglione Valfino è chiamato poco dopo agli straordinari quando deve alzare sul fondo una gran sventola dal limite di Nardone. I padroni di casa non vogliono rassegnarsi al peggio e cercano quantomeno di chiudere dignitosamente, ma la caccia alla rete della bandiera si chiude infruttuosamente alla mezz'ora con l'ennesimo piazzato di Romano, che stavolta manca di poco l'incrocio dei pali. Il finale è di matrice granata, con la compagine del presidente Angelucci che cerca invano il tris, dapprima con una classica ripartenza finalizzata dal solito devastante Nardone, azzerato dalla provvidenziale chiusura di Medori, e poco dopo con lo stesso Nardone che nell'ultimo acuto cronologico della contesa imbecca Landucci, che si libera al tiro in maniera impeccabile ma sciupa tutto al momento della battuta a rete. Alla fine arriveranno i tre punti che avvicinano i granata alla seconda piazza, quella occupata dalla Valdisangro, sconfitta dalla capolista Borrello e prossima avversaria della Torrese. Presidente della Torrese, Giovanni Angelucci, lo si legge dal viso, è molto soddisfatto sia del risultato che anche della prestazione, però come tu a fine gara contavi, stavi con sei fuori quota in campo. Sì, purtroppo quest'anno un po' gli infortuni ci stanno condizionando un pochettino, anche perché la squadra sta giocando bene. Oggi eravamo in zero a un certo punto fuori quota, però sono tutti bravi ragazzi, ecco. Voglio dire qualcosa. Noi domani con la Juniores giocheremo una partita che se non perdiamo abbiamo vinto il campionato, con tanto di anticipo, quindi abbiamo un'ottima Juniores dove il mister può attingere
in questi momenti difficili il mister può attingere con una certa tranquillità, insomma. Sì, veniamo anche alla partita di oggi, si è vista una buona Torrese, forse è un episodio che l'ha deciso, su come succede nel calcio spesso, gol mancato e gol subito. Beh, questa purtroppo è la legge del gol, però no, oggi abbiamo giocato bene, i ragazzi erano concentrati, il mister li ha messi in campo bene nonostante le assenze, oggi abbiamo giocato senza centrocampo, comunque una bella partita concentrata, sapevamo che il Castiglione non è una squadra da sottovalutare, anzi è una buona compagine, e sappiamo che ha dato da filo da torcere alle più grandi, per cui oggi sono molto soddisfatto, molto molto soddisfatto. Sappiamo il risultato, che il Borello ha vinto con la Val di Sangro, e non posso né chiederti domenica prossima andrete proprio in quel di Val di Sangro. Ma adesso le partite che ci sono rimaste noi le dobbiamo giocare con la stessa concentrazione di oggi, cercando di portare a casa le massime vittorie possibili, anche perché per sfoltire un po' gli inseguitori che stanno dietro, per fare dei playoff un po' diversi con meno squadre, cercare anche lì di giocarcela fino alla fine. È chiaro che il Borrello ha preso una bella marcia, peccato perché noi ci abbiamo giocato due volte, ecco, non ci è sembrata questa squadra proprio così invincibile, anzi al ritorno francamente abbiamo fatto una delle migliori partite contro di loro. Purtroppo seguitano a vincere e questo chiaramente ci rende la scalata molto difficile. Comunque, lo sappiamo tutti, la palla, il pallone, il gioco del calcio è bello per questo, noi ci speriamo fino alla fine, seguiremo a giocare con questa concentrazione, sperando in qualche falso passo nel Borrello. E domenica ci dovremo innanzitutto vedere con la Val di Sangro, insomma non sarà una partita semplice, però ce la metteremo tutte per vincere. Marco Giannavè, il tecnico del Castiglione Valfino. Purtroppo per il primo gol, come si dice nel calcio, gol mangiato, gol subito. Sì, purtroppo sì, abbiamo sbagliato un gol abbastanza clamoroso, forse l'occasione più nitida della partita fino a quel momento lì. Ma la cosa più grave non è il fatto di sbagliare il gol, perché un gesto tecnico ci può stare, è l'atteggiamento nella ripartenza della Torrese. Loro sono partiti con la voglia di attaccare la profondità, noi camminavamo. Questa è stata in assoluto la cosa che più mi rammarica e mi fa male. Sì, però mister, si è visto un buon Castiglione, forse come dicevano pure negli spalti, voi giocavate e loro segnavano. Ma no, noi il nostro modo di andare in campo è quello, di cercare sempre di giocare la palla in ogni circostanza, su ogni campo. Alcune volte ci riusciamo, altre volte meno. Oggi è una partita giocata alla pari sicuramente con la Torrese, che io ritengo probabilmente una delle squadre più forti. Borrello a parte, che insomma, ha giocatori di categoria superiore, la Torrese è una squadra forte, particolarmente forte, con tanti giovani bravi, con gente esperta di qualità, messa bene in campo, ripeto, una squadra che sicuramente potrà dire la sua per il salto di categoria. Noi, ripeto, noi ci proviamo a giocare sempre, abbiamo dei limiti soprattutto mentali, perché appunto a volte commettiamo errori di attenzione, di determinazione, di cattiveria, un limite che ci portiamo, però insomma. Domenica scorsa avete incontrato proprio la Val di Sangro, oggi la Torrese, chi vi ha fatto più, diciamo non impressione, però chi secondo te esprime il gioco migliore? Ma posso dire che la Val di Sangro non gioca, nel senso la Val di Sangro ha qualità di elevazione in fase offensiva, a Crognale, a Tenaglia, gente a Colanero, gente che sulle palle alte di testa sono fortissimi, e quindi praticamente loro da dietro non giocano mai, mettono questa palla lunga su questi tre giocatori e vanno alla ricerca della seconda palla. La Torrese è una squadra che cerca di giocare anche da dietro, quindi sicuramente come tipologia di gioco io preferisco quella della Torrese, però insomma la Val di Sangro sta là e sta facendo un ottimo campionato, quindi anche loro hanno le loro ragioni per gioire, insomma. Oggi hanno perso? Oggi hanno perso contro il Borrello. Io credo che il Borrello, a parte le difficoltà dei 13-14 solo e suoi uomini solo che ha in rosa, però in quei 13 uomini probabilmente c'è la squadra più forte del campionato. C'hanno un allenatore che io ritengo sprecato in questa categoria, perché Anzivino merita tutt'altri palcoscenici, però insomma il calcio è questo. Io credo che se non avranno problemi il campionato possono vincerlo loro, e credo che la Torrese possa anche provare a cercare il secondo posto.